Quando parliamo di giustizia significa questo cercare la santità nella nostra vita. Ogni volta che si infrange la giustizia è perdere la santità, e questo è quello che è il desiderio di ogni uomo. Allora viviamo questo momento in quest'aula, molto delicata quest'aula, che fondamentalmente sarà presieduta da un giudice di pace, cioè da colui che deve portare pace e giustizia. E quindi chiediamo al Signore che ci dia questo spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo, e invochiamo il Cristo Salvatore perché ci doni una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani.